Allora, salve ragazzi, bentornati su NPX Channel, che vi parla sono sempre io, il vostro amichevole Mago di Paese, e siamo qui per girare la puntata, o meglio, quella che doveva essere la puntata conclusiva delle serie Nesto del Nocciolo, terza stagione, ma in realtà la spezzeremo più puntate perché l'avevo già registrata, ma durava oltre un'ora e non era proponibile per gli standard di YouTube, e poi la gente non l'avrebbe guardata. Quindi la spezzeremo più puntate, vedremo quante in fase di montaggio. Ora, partiremo dal riassuntone generale, iniziando dal dire che ovviamente per chi non avesse ancora visto le altre puntate, perché le nocciole si innestano? Le nocciole si innestano ovviamente per il motivo principale, che è quello di togliere i polloni. Ma non solo, questo è proprio il primo motivo che viene in mente, ma ci sono altre motivazioni altrettanto importanti e altrettanto convenienti, diciamo così. La seconda motivazione importante per cui le nocciole andrebbero innestate è quello che la pianta sotto che andiamo a utilizzare come portainnesto, ossia il Corylus columna, che è una corellacea a comportamento ad albero e non comportamento arbustivo, non emette i polloni essendo un albero. Gli arbusti sono quelli che emettono i polloni. E è una pianta molto più longeva, è una pianta che resiste al freddo, è una pianta che resiste alla siccità, è una pianta che resiste anche allo smog, a un mucchio di proprietà, infatti spesso e volentieri è sempre più di frequente, viene usata anche per l'alberatura urbana, per le sue caratteristiche decisamente molto rustiche. Pianta originaria della Turchia e dell'Est Europa e utilizzata, diciamo, da almeno quasi una cinquantina d'anni già in Serbia, per innestarci le nocciole. Nel resto del mondo esistono altri tipi di portinnesti su cui si innesta il nocciolo, ad esempio in America si usavano due portinnesti che erano delle ibridazioni tra Corylus columna e Corylus avellana, che sono il Newberg e il Dundee. Il Dundee è stato poi abbandonato per problemi di virus radicali, ma comunque ad esempio in America si innesta quasi tutto sul Newberg, in questa fase, diciamo, storica. Ora, la prima problematica che ho incontrato quando ho scoperto che le piante andavano innestate era quella di reperire il portainnesto. Ho già spiegato in altre puntate, ho provato a seminarlo, le varie problemi, la stratificazione del seme, complicato. E comunque era difficile anche reperire i semi. Alla fine sono riuscito a trovare un fornitore dai Paesi Bassi che forniva le piante, tra l'altro a un prezzo assolutamente ridicolo, nonostante poi nell'arco degli anni sia aumentato significativamente, di piante di Corylus columna riprodotte da seme. Ora, il trend attuale per la produzione vivaistica probabilmente, soprattutto qui in Italia, è più quello di utilizzare un portinnesto micropropagato piuttosto che uno da seme. I vantaggi ovviamente sono che se tu hai selezionato un'ottima pianta di Colurno, diciamo la più vigorosa, quella che ha migliore affinità, avrai le piante tutte uguali. Il problema sta nel costo, perché il costo è anche il triplo di una pianta riprodotta da seme. Tuttavia, questo non presenta solo dei vantaggi, ma anche degli svantaggi, perché se domani avessimo un problema di un qualche virus radicale che è particolarmente adatto su quella pianta, tutte ne soffriranno alla stessa maniera, mentre le piante riprodotte da seme, essendo tutte un po' diverse, probabilmente avremo un impianto più resistente nella media o meno soggetto a magari quel tipo di malattia. Quindi c'è sempre un pro e un contro, ma soprattutto il problema della micropropagazione è il prezzo, visto che una pianta micropropagata costa il triplo. Oltretutto, queste piante vengono vendute a calibro, quindi possiamo, acquistando il calibro più grande, abbiamo già una cernita che ci permette di avere una certa uniformità nelle piante e di avere comunque quelle più vigorose, quindi non ne facciamo un dramma. Ora, una volta recuperato il portainnesto, sono partite tutte le prove di innesto, quindi sostanzialmente sono partito con degli innesti primaverili, quasi solo ed esclusivamente con innesti primaverili, per fare un primo step di esperimento appena piantate. È risultato che l'innesto primaverile ha doppio spacco inglese, e poi avete visto in altri video che ho usato un'innestatrice che sostanzialmente dà la stessa superficie di innesto di uno spacco inglese, risulta particolarmente efficace, se non che si sono verificate in ogni step di produzione delle importanti problematiche relative alle gelate primaverili. Anche se questa qui è una zona dove le gelate primaverili di solito sono inesistenti, ogni volta che l'ho fatto si è puntualmente verificato.
questo mi ha indotto negli ultimi, cioè in questo anno, a fare degli sperimentare nuove tipologie di innesto, e abbiamo verificato, come si è visto nelle puntate passate, che comunque l'innesto a scudo, e nonché anche l'innesto a zufolo, per quanto un po' più complesso e che richiede un po' più di tempo, estivo, risulta discretamente efficace, e ci va a togliere un po' quelle che sono le problematiche dell'innesto primaverile conseguente alle gelate, se non che comunque nell'innesto estivo abbiamo un lasso di tempo molto più ampio per poter portare a termine l'operazione. Ovviamente nell'innesto primaverile abbiamo visto che la differenza, quello che ci fa veramente la differenza, è il fatto di frigo conservare le marze in un certo modo, come si è visto nelle puntate scorse, ossia mettendolo in un frigo, totalmente abbiamo usato dei polloni come marza, mettendoli a mollo dentro una cesta con l'acqua, o meglio come si fa con i fiori, cioè col fondo messo a mollo nell'acqua, di modo che potessero continuare a tirare e non si possano seccare. Questo permette comunque di dilazionare in un ampio lasso di tempo anche l'innesto primaverile, diciamo da metà marzo fino quasi a inizio maggio. Il problema sta nel fatto di riuscire ad andare a innestare in un momento in cui abbiamo una 15-20 giorni di tempo abbastanza caldo senza gelate, che non sempre risulta possibile, perché le previsioni del tempo non garantiscono una previsione così a lungo termine. Tuttavia abbiamo visto che anche qualora si verificasse una gelata è possibile ricapitolare e reinnestare nuovamente, quindi l'innesto è comunque possibile e fattibile. La seconda problematica importante che abbiamo riscontrato è che le piante di Coriolisco lurna più sono grandi e più soffrono di stress da trapianto. Questo perché? Perché la pianta comunque ha un impianto radicale che tende a scendere molto più in profondità della nocciola tradizionale, e quindi comunque andando a stirpare le piante in vivaio andiamo comunque a strappare una significativa quantità di radici, e questo rende poi difficile la pianta a riattaccare. Diciamo che sostanzialmente abbiamo verificato che facendo le cose al meglio, ossia estirpandole da vivaio, avendo già i buchi pronti e piantandole subito, avremo comunque un 4-5% di perdita nel trapianto, mentre mi risulta che su piante che hanno perso più tempo in giro la perdita possa essere anche maggiore, magari anche un 10% al minimo. Alla luce di questo problema si evince chiaramente che innestarle sul posto presenta tutta una serie di vantaggi. Quindi il primo vantaggio è che se le prendete per fare le piante voi e le piantate vivaio e le strapiantate, anche quelle che non seccano, comunque quasi quasi perdete un anno, perché la pianta deve riadattarsi, mentre quella piantata sul posto non avete perdita nel ciclo vegetativo. L'altro vantaggio di innestare sul posto è di poter aspettare a innestare anche quando la pianta è più alta. Quindi se vediamo, in questo caso è una pianta innestata una cinquantina di centimetri e c'è decisamente un buon risultato, risultato evidente che alzando oltremodo l'innesto, diciamo anche sugli 80 centimetri o perché no anche un metro, si ottengono dei molteplici vantaggi, che quali sono? Se vediamo questa pianta possiamo tranquillamente notare che la parte sotto del colurno non solo non ha polloni, ma una volta stabilizzata molto raramente tende a mettere della gemma anche sul tronco. Quindi questo ci permette di avere un tronco pulito che non richiede nessun tipo di potatura. Mentre la parte superiore tenderà comunque a germogliare a partire da sopra l'innesto in continuazione, che comunque vi richiede di fare una minima potatura con delle forbici per non mettere delle rame troppo basse. Ora va da sé che molte prove effettuate dicono che la pianta di nocciolo tradizionale esprime meglio di sé allargandosi subito. Se la facciamo da alberello tende a perdere un po' di produttività. In questo caso, alzando l'innesto, possiamo avere un alberello che non ci richiede nessun tipo di potatura, mentre la pianta sopra è libera di fare il che cavolo vuole e di esprimersi liberamente. E quindi questo è un ulteriore vantaggio, oltre alla resistenza alla siccità e al fatto di non avere i polloni. Passiamo al servizio nostro avviato, che vi fa vedere alcune piante innestate alte dove vediamo la differenza.
Ragazzi, qui possiamo vedere effettivamente quale sia la differenza tra un innesto alto e un innesto basso. Abbiamo questa pianta con un innesto che è praticamente rasoterra, perché qui abbiamo innesti alti e bassi, ci sono diversi motivi, il fatto che un po' erano piantate sul posto, poi erano gelate, rinnestate anche più in basso, eccetera, eccetera. Conseguente di esperimenti di quando non si sa esattamente cosa si deve fare. Ma vediamo questa pianta che è innestata, praticamente quasi a rasoterra. Ora sì, abbiamo tutti i vantaggi di una pianta che non farà i polloni, ma ha un portamento, diciamo, decisamente tradizionale, quindi una pianta che si allarga subito da basso, che continua a fare dei germogli da basso, che dovremmo andare a potare con le forbici e via dicendo. E subito qui invece andiamo a vedere una pianta che è in una condizione assolutamente opposta. Cioè, addirittura questa quando l'avevo innestato, boh, ho detto. Cioè, sembrava veramente una cosa fuori dal mondo, mi sono detto anch'io che non poteva essere una cosa giusta, ma alla luce di come è cresciuta la pianta, si vede che si evince che effettivamente un innesto alto è tanta roba. Ok, che cerco di inquadrarmi in modo che si veda anche la pianta. Vedete quanto è alto l'innesto e effettivamente questa è una pianta work free, quindi qui non fa più né polloni né gemme sul tronco, una volta che è stata sgemmata i primi anni, e sopra la pianta può dare liberamente sfogo alla sua forma, vegetando come meglio crede, senza che ci vada a ingombrare, quindi possiamo lavorare vicino con i trattori, possiamo fare che cavolo ci pare, è proprio work free, quindi non solo l'innesto per togliere i polloni, ma l'innesto proprio per cambiare la forma di allevamento della pianta, e questa è un'opzione che va assolutamente considerata. Allora, vi faccio vedere un'altra cosa, non so se è in questo stacco o un altro stacco. Qui ho aggiunto una fila perché abbiamo detto questo pezzo, c'erano nocciole tradizionali che ho stirpato per piantare quelle, avevo già piantato quelle in estate, poi il pezzo era franato, c'è tutta una storia. Comunque sia, questa qui invece è Coriolis columna di un anno che abbiamo piantato questa primavera. Per evitare il problema degli animali selvatici, quindi sia caprioli che lepri che cinghiali, ho piantato dei pali direttamente insieme alla pianta. La pianta è cresciuta bene, l'andremo a innestare potenzialmente questa primavera, ma ancora meglio poi con l'innesto estivo direttamente sopra alla cima della rete. Questo ci dà un vantaggio perché se comunque la pianta è innestata bassa, diciamo questa altezza, comunque con una rete così stretta avremo sempre il problema di infilare le forbici per tagliare tutti i germogli che escono sulla parte non di colurno, mentre invece andando quasi alla cima della rete, qui sotto non farà più germogli dopo la prima sgemmatura, la prima e seconda sgemmatura sostanzialmente, e quindi una buona protezione contro gli animali selvatici, zero lavoro e una pianta a cui ci potremmo avvicinare molto di più per fare le lavorazioni, quindi l'innesto sì, ma l'innesto alto molto di più, alla luce di tutto quello che abbiamo visto, su tutte le piante che abbiamo già fatto. Bene, direi che abbiamo visto quali sono, in questa puntata tutte le proprietà, dell'innesto. E questa puntata possiamo terminarla qui. Andiamo a girare successivamente tutta una serie di puntate dove andiamo, a scendere nello specifico sulle tipologie di innesto e i periodi. E poi andiamo a vedere anche tutto ciò che si dice, perché se esiste un movimento Novax esiste sicuramente anche un movimento No Innesto del Nocciolo, e quindi andremo a vedere tutto cosa si dice contro l'innesto del nocciolo e a dimostrare coi fatti perché queste sono delle merite puttanate. Quindi questa puntata termina qui e noi prossimamente ci rivediamo sempre qui su Seguito su Inapixel Channel alle prossime puntate. Ciao a tutti!